Cecilia Sergiacomo, che ha moderato questo evento sulla mostra di Mimmo Sarchiapone, Gente d'Abruzzo, qui al Circolo Latrino di Pescara, sulle tracce di Zahrtmann e dei pittori scandinavi. Un giudizio, un'impressione su questa mostra? È una mostra che riporta le immagini, le memorie di un Abruzzo che è stato perduto, è stato travolto dalla modernizzazione e dalla tecnologia. E l'Abruzzo agropastorale tra fine 800 e 900 che fu oggetto della scuola di Zahrtmann e dei pittori scandinavi. È una scuola paesaggistica che rivive in questa mostra di Sarchiapone, che peraltro ripropone delle sue opere che furono date al Museo dell'Arte Contadina di Picciano, credo negli anni 90. E sono immagini appunto che ripropongono i lavori agricoli, i lavori dei pastori, quegli ambienti, quei paesaggi che caratterizzano la natura selvaggia e primitiva dell'Abruzzo, quella d'annunziana, quella che è un po' il nostro marchio di fabbrica. Secondo la sua idea, perché Zahrtmann si è innamorato dei posti abruzzesi, in particolare di Civitanova? Venivano dal gelo, dalla neve, erano danesi, erano svedesi e si sono innamorati non solo della temperatura mite che trovarono in tutta l'Italia. Lui tra l'altro girò in varie località italiane, comprendendo che l'Italia, Amalfi, la Toscana, Roma, era, prima di arrivare a Civitanova, lui soggiornò in queste località e si rese conto che era il luogo più adatto per ispirare la sua arte. Arrivò a Civita perché un suo allievo, un suo modello, gli indicò, gli rivelò appunto l'esistenza di questo paese e la luce delle montagne, che sfiorava le montagne, i paesaggi della valle Roveto, lo incantò incantarono le antiche pietre del paese, l'ospitalità che lui trovò, la cordialità della gente. Sì, infatti fu anche colpito dall'elemento della donna, diversa da quella scandinava. Sì, diverse, certo, le nostre erano donne giunoniche, brune, alla cascella, insomma, diciamo, ed erano particolarmente belle, tant'è che anche i cascella le rappresentarono. Pare che fossero delle donne molto belle, non so quelle attuali, ma quelle che dipinse Zahrtmann insieme ai suoi allievi erano davvero affascinanti. La mostra presenta delle diversità stilistiche che si evolvono dal bozzetto fino addirittura a tratti impressionisti ed espressionisti. Quindi segna una sorta di sperimentazione da parte del maestro Mimmo Sarchiapone, che tra l'altro è uno dei più grandi incisori italiani, ma che qui sperimenta una tecnica duale di pittura a due strati contrapposti. Ecco, un'opera sperimentale dove probabilmente lui ha raccolto, riunito, riassunto le suggestioni di questi paesaggi nostrani. Ed ora siamo con Antonio Blasioli, vice sindaco del comune di Pescara, che ha fatto il suo saluto istituzionale per questa mostra di Mimmo Sarchiapone al Circolo Laternino di Pescara. Direi un evento interessante sotto tanti profili. Sì, un evento interessante da un punto di vista culturale, che ha radunato tante persone oggi all'inaugurazione di questa mostra, che fanno sicuramente onore all'attività artistica di Mimmo Sarchiapone, ma che ricordano anche le genti d'Abruzzo e quindi insomma una continuazione dell'opera di questi artisti che intorno al 1800 vennero in Abruzzo, in particolare a Civitanova, dove ci sono stati forse 90, si ricorda, pittori scandinavi, danesi, norvegesi, eccetera, e che fu un'attività artistica che poi si interruppe nel 1915 con il famoso terremoto che colpì la regione Abruzzo. Mimmo Sarchiapone, che è un artista curioso, ha partecipato proprio a Civitanova a una conferenza sulla riscoperta di queste opere e da lì ha sentito il bisogno, come tanti artisti che vengono toccati da questa sensibilità, di aiutare nella riscoperta. E allora questa mostra, che è stata proposta già nel comune di Civitanova e adesso viene riproposta nel comune di Pescara. Fondamentale appare anche l'opera della Fondazione Pescara Abruzzo,
che creerà un museo permanente, una mostra permanente, meglio su Zahrtmann e i pittori scandinavi. È una mostra di cui sentiamo parlare da tanto tempo, siamo molto ansiosi nel poterla vedere, visionare, visitare, e che costituisca anche per la nostra città anche un momento di attrattività per tante persone che possono arrivare a Pescara per vedere una nuova mostra, come sono tante le altre cose da vedere nella nostra città. E poi è anche un modo per riqualificare naturalmente l'ex Banco di Napoli, quindi proprio in prossimità di Corso Umberto, che è un progetto che si sposerà con il bellissimo progetto dell'area di risulta, che farà fare un salto di qualità molto importante alla nostra città, proiettandola al livello delle più grandi città europee, nel momento in cui dalla stazione ferroviaria di Pescara non si troveranno più macchine davanti all'ingresso, ma si troverà un grande parco, un grande auditorium culturale, due silos per i parcheggi, e poi subito davanti questa mostra che si occuperà dei pittori, degli artisti svedesi e della loro, diciamo, attività in Abruzzo. E ora siamo con Raffaella Cordisco, storico dell'arte, che ha presenziato questo vernissaggio della mostra di Mimmo Sarchiapone. Si parla della gente d'Abruzzo sulle tracce di Christian Zahrtmann. Sì, lo dicevo anche nell'intervento poc'anzi, è un lavoro, questo di Mimmo Sarchiapone, particolarmente brillante, perché unisce due soggetti molto importanti, cioè la sua opera, quella del maestro Sarchiapone, che è un'opera molto importante perché è uno dei più grandi incisori, non esagero se dico a livello nazionale, e poi unisce anche un altro soggetto, argomento dal punto di vista storico-artistico molto importante per l'Abruzzo, perché si tratta di opere realizzate tra l'Ottocento e il Novecento proprio in Abruzzo ad opera di artisti danesi. È un argomento questo che sta riemergendo negli anni solamente di recente, quindi grazie all'opera di alcuni studiosi e anche di alcune mostre di recente realizzate ad opera anche della Fondazione Pescara Abruzzo, che ne ha promosso tantissimo la diffusione anche attraverso delle pubblicazioni. Quindi è un'ulteriore idea geniale a cura di Mimmo Sarchiapone, questa idea di realizzare delle opere, delle tecniche miste. Si tratta di tecniche miste, una tecnica di sua invenzione, perché si tratta di acquerello, ma si tratta di una tecnica, come lui l'ha descritta, duale, cioè lui utilizza due fogli, quindi c'è un foglio sotto che prende la maggior parte del colore dell'acquarello e poi c'è sopra un foglio trasparente dove si finisce, diciamo, l'opera, la tecnica mista, con dei colori più tenui, ecco. Quindi è anche un'ulteriore originalità all'interno di questo grandissimo, lungo e ricco percorso dell'opera di Mimmo Sarchiapone. Possiamo parlare di un segno di continuità tra Sarchiapone e Zahrtmann? Sì, è una continuità che ha proprio creato con questa idea Mimmo Sarchiapone, perché rimase entusiasta, lo raccontava lui stesso, proprio nel 2017, quando venne a conoscenza proprio a Civitadantino, che è la patria di questi artisti danesi in Abruzzo, con un colloquio avuto con il professor Antonio Bini, e quindi si entusiasmò immediatamente, riconoscendo dalla sua grande sensibilità ma anche dalla sua grandissima cultura e preparazione, quella del maestro Sarchiapone, riconoscendo l'importanza di questo argomento storico-artistico di livello europeo, poi, quindi riguarda l'Abruzzo ma è di portata europea. Ed ora siamo con l'ingegnere Sergio Iacoboni, qui sempre al Circolo Aternino. Quindi una mossa di Mimmo Sarchiapone, un parallelismo con Zahrtmann, i pittori scandinavi, un segno di continuità, ma direi anche di modernità. La giornata di oggi meriterebbe un approfondimento migliore. Però se partiamo da questa riscoperta dei pittori scandinavi in Abruzzo con il loro capostipite Zahrtmann, per arrivare ad oggi al nostro Mimmo Sarchiapone, l'ultimo probabilmente fra gli incisori, quindi questa antica arte con cui esprimere il linguaggio raffigurativo in una
percezione che lui ha del paesaggio, che non è meramente fotografica. L'amico Sarchiappone coglie delle posture particolari di questi rurali che muovono il paesaggio rurale, appunto, e in questo saper cogliere queste posture c'è, a mio avviso, non solo continuità, ma c'è una ricerca, un punto di arrivo di una ricerca, quella di Sarchiappone, che lo rende estremamente moderno in questo suo essere. Nell'insieme, tra le opere che lui realizza, è esso stesso, Mimmo Sarchiappone, un tutt'uno, quindi l'artista che si fa arte, direbbe Balzac, l'artista che si fa arte. E questo che cosa significa? Significa che è la punta, quella che raggiunge l'amico Sarchiappone, più evidente della modernità che ad oggi segue quell'antico solco che Zatman, ma soprattutto Esker, nei suoi viaggi d'Abruzzo, con la sua intuizione, per cui il paesaggio viene visto dal pittore, ma è il pittore esso stesso che parte del paesaggio, l'artista che parte del paesaggio, in qualche modo rivoluziona la prospettiva. Mimmo Sarchiappone in qualche modo rivoluziona anch'esso la prospettiva. E forse da questo punto di vista va studiato, c'è bisogno di un'ulteriore speculazione, e credo che lui sia ancora così giovane da poter dare il meglio di sé. Ed ora siamo con il professor Antonio Bini, che ha tenuto una relazione in questa conferenza inaugurale sulla mostra di Mimmo Sarchiappone al Laternino. Una domanda per gli amici che ci seguono a casa: perché la mostra nasce a Civitatantino? Ma nasce a Civitatantino proprio da questa scoperta che ha fatto il maestro del paese e di questo collegamento con questa straordinaria colonia di pittori scandinavi che alla fine dell'Ottocento frequentava, soggiornava a Civita, soprattutto nel periodo estivo, e praticamente formava un cenacolo sotto la guida del maestro Christian Zartman. Cosa si intende per Grand Tour? Grand Tour era il viaggio di scoperta, il viaggio di formazione, che tanto riguardava i rampolli delle famiglie aristocratiche, borghesi, europee, soprattutto inglesi, anglosassoni, anche francesi, ma riguardava anche gli artisti, che per formarsi ritenevano necessario in particolare raggiungere l'Italia, frequentare le città più conosciute che hanno dato tanto all'arte, e quindi praticamente Roma costituiva un po' il terminale del Grand Tour. Nel caso di Zartman, come altri artisti nella seconda parte dell'Ottocento, avventurò prima nella campagna romana e quindi anche in Abruzzo. L'artista Mimmo Sarchiappone ha scoperto questo artista, questo luogo, questa scuola e questo paesaggio praticamente oggi un po' abbandonato, desertico, quasi, perché il paese non è più quello dei tempi di Zartman. È stato molto penalizzante, insomma, il terremoto del 1915, che portò anche a gran parte degli abitanti a lasciare il paese, e poi praticamente la morte dello stesso maestro. Quindi il scoprire questo mondo da artista, insomma, ha sentito quasi la necessità di porsi in continuità con questo mondo straordinariamente affascinante, ma anche molto dimenticato, troppo ignorato. Per concludere, Mimmo Sarchiappone, anche per ragioni anagrafiche, dimostra di non dimenticare il mondo in cui è nato ed è cresciuto, il mondo contadino, il mondo agropastorale abruzzese, che poi fu anche descritto da Zartman e i compagni. Sì, senz'altro, perché come scrivo anche nel catalogo, in effetti, essendo nato nel 31, lui ha fatto in tempo, tra virgolette, a vedere un Abruzzo ancora molto caratterizzato dalla vita dei paesi, da questa economia fortemente agropastorale, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale, un mondo ancora arcaico,
ancora al di fuori della modernizzazione dell'agricoltura, e con questi paesi vivi, insomma. Quindi lui chiaramente ha avuto anche, secondo me, questa capacità di sintonizzarsi con queste opere, con queste opere di Zahrtmann, ha ritrovato in parte appunto quella che è la sua memoria della prima infanzia. Ed ora siamo col maestro Mimmo Sarchiapone. Come nasce l'idea di allestire questa mostra Gente d'Abruzzo, in particolare sulle tracce di Christian Zahrtmann e dei suoi pittori scandinavi? Beh, come ho accennato nel corso della conferenza di sopra, appunto ho detto che questa mostra è nata in uno strano modo, perché io sono andato a Civita in occasione del centenario della morte di Zahrtmann, che realizzavano un convegno per commemorare quello. E in quell'occasione tutti i relatori che erano appunto in questa manifestazione hanno un po' rimproverato a Civita, ma soprattutto agli abitanti di Civita, il fatto che questa memoria in sostanza si stava perdendo, perché nessuno più ne parlava. E appunto in questa occasione qui c'è stato quasi, ho colto proprio il grido: facciamo qualcosa perché questo non succeda. E venendo via ho avuto la necessità di dire: voglio fare qualcosa anch'io. E il caso vuole che avevo queste opere che erano state realizzate in occasione di una manifestazione fatta al museo di Picciano, al MUTAC, del povero Di Silverio, che ormai non c'è più ormai. E qui fatta quella mostra appunto dedicata alle tre aree del mondo, cioè quella del pane, del vino e dell'olio. Fatta quella mostra, queste opere sono state poi riportate a casa e messe in. E naturalmente, come è stato accennato, fanno parte della donazione alla Fondazione Pietro Calamandrei. E ricordando di avere queste opere, infatti sono tutte firmate e datate nel 1998, le ho tirate fuori e le ho esposte a Civita. Da Civita poi c'è stata la richiesta della Fondazione per essere ripresentata a Pescara, e con la concessione del Comune di questo luogo di esposizione è stata riproposta per Pescara. Questa è un po' la storia, ma è una storia diciamo molto limitata, perché io, come sapete, sono un incisore, quindi mi interessa molto portare avanti, così come è stato detto, quest'arte che appunto è un'arte che sta scomparendo, e speriamo che a breve si possa realizzare il famoso progetto museale, che comporterà la realizzazione naturalmente del museo e poi il laboratorio e la scuola. Appare meritoria anche l'opera della Fondazione Pescara Abruzzo, oltre per il progetto che ti riguarda, appunto, quindi del museo e della scuola sull'incisione, ma anche perché la Fondazione vuole realizzare una mostra permanente su Zahrtmann e i pittori scandinavi. Questo è stato svelato dal professor Bini, che appunto lui è molto vicino alla Fondazione, in quanto è il curatore. C'è questo progetto nell'ex Banco di Napoli. Una volta che verrà adeguata e sistemata ad hoc, ma questo forse anche a breve, perché stanno già lavorando proprio per dare uno spazio ai numerosi quadri che la Fondazione è riuscita ad acquistare e trovare in giro ed acquistare, sempre comunque con la curatela del professor Bini. Per concludere, per questa mostra itinerante su Zahrtmann e i compagni scandinavi, partita appunto da Civita, ora arriva a Pescara, di cosa sei orgoglioso? Di quello che vediamo, perché c'è stata una risposta veramente molto grande, molto forte. Quindi questa è la dimostrazione che c'è tanta gente che mi vuole bene, insomma. E fai sempre mostre di successo. Grazie.